una partita con Empoli che per 30 minuti è stata fatto semplice, poi anche grazie a Genovese, Lucarelli, grande, ecco il quarto periodo si è visto una Fiorentina che ha corso in contropiede, un po' anche come negli altri periodi, ma anche con più alte medie realizzative. Ma direi che più che la parte offensiva, sicuramente i ragazzi hanno fatto bene in quella fase, però la differenza è stata che nel primo tempo difensivamente abbiamo subito alcune situazioni che sapevamo, che avevamo preparato, ma evidentemente c'è anche la bravura degli avversari e ci hanno messo in difficoltà. Nel secondo tempo molto meglio, abbiamo aggiustato alcune cose, abbiamo concesso solo 30 punti. Quando concedi 30 punti in un tempo, poi i conti tornano. Penso che avremmo vinto con una difesa così, avremmo vinto anche con percentuali un po' più basse. Però siamo stati bravi anche a attivare i nostri tiratori e direi a registrare la difesa nel secondo tempo. Quindi una partita importante perché come una squadra che come noi lotterà per i playoff, una squadra, un derby e una reazione alla partita di Omegna che anche se sapevamo che era difficile, però insomma noi ci garba vincere e quando perdi insomma ci girano. Ecco anche all'intervallo, quindi quali sono gli accorgimenti più importanti che hai tenuto a dire alla squadra? Ma abbiamo dovuto abbassare il quintetto perché con i lunghi facevamo fatica, Giarelli è un finto lungo, molto bravo in transizione a prenderci in velocità, abbiamo dovuto abbassare il quintetto e giocare anche noi con un quintetto di piccoli o di medi, diciamo. E questo ci ha permesso di impattare meglio il dinamismo di Empoli.